stata una grande fortuna conoscerlo e frequentarlo, seppure negli ultimi anni della sua vita, ed è uno di quegli incontri, si dice spesso, sai, che davvero cambiano la vita, perché ogni volta che dice una cosa la dice perché è il frutto di un ragionamento, di un pensiero, ma soprattutto di un'esperienza. Quindi quella cosa lì che ti dice è un regalo, e devo dire che io per fortuna ho potuto collezionare e contare molti regali suoi da questo punto di vista. E ci sono tante occasioni nella vita in cui, come diceva prima Gramellini, mi parla. E quindi insomma c'è una c'è, rimane, insomma, c'è. Ecco. E io ho avuto l'onore di fare con lui e con Franco Lucentini l'unica trasmissione televisiva, L'arte di non leggere, che loro hanno fatto in Rai. Due attori straordinari, improvvisatori, e loro si definivano i fratelli de Regge, no? Poi la stampa allora scriveva: abbiamo trovato il nuovo Stanley, il nuovo Ollio, eccetera. Erano soprattutto due grandi innamorati della letteratura, e a me piaceva, mi piace ricordare una cosa che diceva Carlo Fruttero, è che i libri, prima di parlarne, bisogna lasciarli depositare un pochino e poi dopo vanno affrontati. E L'arte di non leggere era il concetto di saper scegliere, casomai rileggere un grande libro e non leggere la brutta letteratura.